Eccoci qui ragazzi, siamo tornati con un altro video. Mi vedete un po' in penombra? Accendo la luce, va. Accendo la luce, che dite? Vai, vediamo un po' se va meglio. Eccoci qua. È giorno. Siamo tornati con un giocatore pazzesco tedesco, centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos. Eccolo qua, bello in vista. Fortissimo ragazzi, un giocatore di veramente di biliardo o da biliardo, non di biliardo. Eccolo qua in prima vista, il biondo centrocampista del Real, ripeto. Le info vedete da soli, senza che rimaniamo troppo su quella schermata. Faccia predefinita da modificare, abbiamo scelto un colore di pelle che varia su quella falsa riga della seconda. Possiamo fare un po' più chiara, però noi preferiamo un pochettino un po' più scura, un po' più abbronzato, diciamo. Per quanto riguarda le sopracciglia, non ha le mie sopracciglia sicuramente, più piccoline, sempre chiare sicuramente, come il colore dei capelli. Gli occhi non piccolissimi, però rispetto alla media sì. Per quanto riguarda invece la posizione e la grandezza del naso, è un naso leggermente pronunciato, un po' aguzzo, ma niente di eclatante. Posizione della bocca rialzata rispetto a me, sì, sicuramente a questa altezza praticamente, dove io ho la barba. E per quanto riguarda invece la parte del capello, qua c'è da studiare. Le orecchie intanto stiamo vedendo normali. E il capello, dicevamo, questo qua gli si addice molto, secondo me. Però ce ne stanno anche altri. Il colore sicuramente è questo. Ma non ci stanno proprio dubbi, ragazzi. Forse pure un po' più chiaro, però forse in game questo rende di più. E i capelli, forse anche più corti. Però questo taglio gli sta benissimo, la barba è inesistente quasi, quindi se vogliamo metterle, la mettiamo proprio rasa rasa rasa, oppure noi la mettiamo proprio e facciamo prima. Per quanto riguarda invece la parte del kit, non c'è nulla da notare, giustamente solo i scarpini chiari, proprio il modello è quello che porta lui, bianchi assolutamente. Per quanto riguarda invece la parte delle animazioni, è una corsa blanda, c'è cioè una corsa che a volte sembra che faccia fatica, ma è molto 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 forte questo giocatore, a prescindere dalla sua corsa. Lo fermiamo così, un po' di profilo e riandiamo su di me. Spero che vi sia piaciuto il video, spero che vi create molti cross in giro per ProLab e vi ricordo i nostri social, Instagram, Twitch, Twitter e Facebook. Mettete tutti il mi piace, il segui, accendete qua la campanella, fate quello che volete, ma seguiteci, ciao!